Ciao a tutti da Vittorio, se sei un appassionato di calcio e della Lazio, beh, questo è il canale giusto per te, perché ogni giorno almeno un video sulla Lazio, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Oggi parliamo di Lazio Primavera perché la Lazio ha battuto il Lecce 3-1 e quindi approda in finale di Primavera 2 per tornare in primavera, nella Serie A della Primavera, dopo un anno di purgatorio in Serie B. La Lazio ha sofferto, ma alla fine ha meritato di vincere. Ecco, il bello della primavera è che vedi dei giovani molto interessanti, ma anche degli errori grossolani. Il Lecce nel primo tempo aveva fatto poco, ha gestito bene le offensive della Lazio, ma offensivamente aveva fatto pochissimo e si è ritrovato in vantaggio grazie a un rigore strano, un errore, un cross al centro. De Angelis ha lasciato l'albraccio su un cross inutile e inevitabilmente è stato calcio di rigore per Lecce, che non ha sbagliato. La Lazio ha provato a rigettarsi subito in avanti nel primo tempo, ma sembrava una Lazio un po' in affanno, aver accusato un po' il colpo, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sembrava che non ci fosse tempo, la Lazio era in grande affanno, in grande corsa. E all'ultimo secondo, un erroraccio del portiere che è uscito su un cross lungo al limite dell'area e si è fatto anticipare da Baxevanos, il difensore della Lazio, che di testa a porta vuota non ha potuto sbagliare. E lì è cambiata la partita perché nel secondo tempo la Lazio è rientrata con un altro piglio, molto più galvanizzata e insomma non c'è stata quasi partita. Da segnalare, avevo detto l'altra volta nel video della primavera che mi era piaciuto Abukar, oggi Abukar male male nel primo tempo, forse uno dei motivi per cui la Lazio non era riuscita a giocare bene a calcio, nella ripresa decisamente meglio, anche se il giocatore mi sembra avere tutte le qualità per fare benissimo, ma sbaglia troppe volte l'ultimo passaggio. Nel primo tempo, solo davanti al portiere, ha tirato fuori una clamorosa occasione e sempre nella ripresa, due volte ha sbagliato l'assist che avrebbe mandato in porta il compagno di squadra, per cui è un giocatore che ha tutto, qualità fisiche, tecniche, però tende a sbagliare troppi passaggi e in primavera puoi ancora cavartela, in Serie A decisamente no. Per cui se vuole fare il grande passo nel calcio professionistico deve limare questi errori. Come secondo me la Lazio non ha vinto la Primavera 2 per colpa degli attaccanti. Capanni tanto esaltato, anche oggi non ha fatto niente. Scafidi lo stesso. Parliamo di due attaccanti che non mi convincono. Secondo me non sono da Lazio, non sono da livello professionistico e secondo me sono questo il motivo per cui la Lazio sta facendo tanta fatica. Oggi una prova incolore di tutti e due gli attaccanti che avevano avuto le loro occasioni, ma sono stati annullati dai difensori del Lecce. Per cui, secondo me, il motivo per cui la Lazio sta facendo tanta fatica è che i due attaccanti non sono di qualità, come invece si pensava. Capanni è il capocannoniere della Lazio, ma ripeto, 10-11 gol mi sembra in Serie B di primavera è veramente troppo poco per un attaccante della Lazio, che insomma è una squadra che attacca con grande intensità. Mi è piaciuto ancora una volta Falbo, un esterno di fascia sinistra che spinge e sa difendere. Bene ancora Armini, che si vede che ha grandi qualità. Oggi giocava difensore centrale perché Silva, espulso nell'altra partita, ovviamente era squalificato oggi, eppure cambia ruolo. Armini sempre grandissima prestazione da quella parte. Sulla centrodestra il Lecce non ha praticamente giocato a calcio perché Armini è stato super. Mi sembra di dire molto bene la difesa della Lazio, e davanti che ci sono i problemi. Abukar, ve ne ho già parlato, è un centrocampista di grande qualità. Davanti invece Capanni e Scafidi male. Parlando di attaccanti della Lazio, mi è piaciuto invece molto Cebarra, che è entrato nella ripresa al posto di Scafidi. Giocatore molto veloce, molto tecnico, ha seglato il terzo gol, ma non è per quello che mi è piaciuto, ma perché ogni volta che prendeva la palla era un pericolo per la difesa del Lecce. Forse la difesa del Lecce è molto più fisica, è un po' più lenta, e quindi Cervara, sfruttando la sua velocità, riuscì a mettere in difficoltà il Lecce ogni volta che aveva la palla. Però insomma, rispetto a Capanni e Scafidi, un'altra categoria mi sembra. Però è un esterno destro, per cui più adatto a un 4-3-3, con Bonacina che giocava con solo due punte, forse è un po' più difficile per Cervara giocare, però mi sembra dei tre quello con maggiori qualità, senza dubbio. Insomma, mi è piaciuto molto di più Cervara che gli altri due attaccanti. Comunque, la Lazio approda in finale di Primavera 2, dove dovrà vincere per tornare in Serie A. Ripeto, ci sono delle qualità, cioè mi è piaciuto, ci sono giocatori che hanno fatto molto bene, come Falbo, come Cervara,
Abukar nel secondo tempo meglio, e ci sono giocatori che secondo me non sono da Lazio. Se ti è piaciuto questo video, clicca il bottone like e se ancora non sei iscritto al canale, fallo subito. Ciao, alla prossima!